Wella ragazzi, ciao a tutti le nicchie, bentornati qua su Road Maintenance Simulator. Allora ragazzi, come sempre vi vado a ricordare naturalmente che in descrizione ci potete trovare un link che vi permette di comprare tantissimi giochi scontati, la lista dei miei social e poi raga, ovviamente spero che vi iscriviate al canale se non l'avete già fatto, se vi va di farlo ovviamente, e se lo fate mi raccomando attivate la campanellina per le notifiche. Allora, questo è l'episodio numero 3. Vediamo un po' che ci abbiamo da fare. Allora, posa dei delineatori. Non mi capacito. I delineatori lungo la strada statale sono scomparsi. Prepara il camion con un pianale. Carica delineatori su di esso e percorri la strada statale. Sbrigati. Queste segnaletiche devono essere ripristinate il più presto possibile. Allora, va bene. Prendi. Non è prendi questa mano, ma prendi il veicolo. Allora, vediamo un po'. Mi pare che è proprio lo stesso veicolo che abbiamo usato anche ieri, praticamente. Allora, accendi, vai, ormai ho capito. Allora, che devo caricare di bello? Vediamo un po'. Attiviamo il freno a mano. Boh, non so se me l'ha preso il freno a mano, ma... Carica i delineatori. Ah, questi. Ok, no, fico. Ok. Allora, quanti ne devo prendere? 6? Va bene. Questo è il quarto, questo è il quinto. E questo è l'ultimo. Chiudi il portellone, va bene, insomma, possiamo andare. Possiamo andare, sì. No, ho sbagliato tasto, mi confondo. Allora, i fari sono spenosi. Ah, i fari sono accesi. Si accendono da soli, allora. Allora, apriamo e lasciamo aperto perché tanto... Che c'è chiuda a fa. Devo andare a destra questa volta. Ok. Quindi dobbiamo andare nella strada statale e dobbiamo ripristinare i paletti in pratica. Accendo la freccia, mi fermo allo stop, controllo destra, sinistra e vado. Spengo la freccia. Qui è dove abbiamo lavorato la volta scorsa e pare che proprio qua è dove dobbiamo ripristinare i delineatori. Qui è dove abbiamo tappato la buca. Che devo fare? Ah, ok, accendo la... Ah, ok. Come dire, wait. Dovete superarmi. Ho acceso la freccia. Ma mica l'hanno capito. Cavoli loro. Beh, io almeno inizio a capire. Ma io mo la accendo, la lascio accesa, mi devono superare. Me devono superare, non c'è scelta. Ma mi pare che non lo capiscono. Peccato. Era bello se funzionava effettivamente, no? Perché io ho la freccia accesa e loro mi dovevano superare. Ma va bene, come preferiscono. O magari mi metto un po' più a destra, più verso il bordo. Ah, beh, così mi sorpassano di sicuro, eh. Almeno così, vediamo. Sì, sì, beh, di superarmi mi superano. Però se non sto attento mi schiacciano pure. Ah, mi sa che dobbiamo tornare indietro. Ok. Il lampeggiante era meglio che lo accendevo prima. Poi lo faccio di nuovo. Lo accendiamo il lampeggiante mentre che lavoriamo. Allora, vediamo un po'. Me ne mancano 3 da qualche altra parte. Spegni il segnalatore mobile di protezione.
L'ho già spento. Che ci devo tenere acceso mentre che viaggio? Sto andando a 130. Questo è il limite massimo. Allora, vediamo un po' dove stanno gli altri tre. Ci siamo. Accendiamo il lampeggiante. Ah, dall'altro lato, va bene, va bene. Dall'altro lato, quindi adesso cerchiamo di girare. Ok, accendiamo la freccia. Mi parcheggio qua. Non l'hanno mica capito, eh. Vabbè, che tanto io sono veloce. Mi metto bello sulla destra così mi sorpassano. Oh, lo stesso non capisce questo. Mi sa che sto cartello qua, così chiamato, funziona poco, eh. Boh. Quando vuole lui funziona. Allora, mi manca l'ultimo. Proviamo a spegnere allora il lampeggiante. Magari ha a che vedere, che ne so io. Beh, sì che mi sono messo molto sulla destra però, eh. Ma vabbè. Fatto. Spegni il segnalatore di protezione. Fatto. Accendo la freccia e torno indietro. Va bene, allora abbiamo rimesso i delineatori. E mo torniamo alla base, vediamo qual è il successivo obiettivo. Allora, diciamo che dopo 3 episodi in questo gioco, cosa vi posso dire di questo gioco, raga? Vi posso dire che comunque per ora mi sembra incompleto. Per ora pare di giocare a un tutorial continuo, perché quello che mi aspetto in un gioco come questo cos'è? Io mi aspetto qualcosa come comprare i mezzi, avere contratti, no? Io mi aspetto questo, principalmente. Principalmente mi aspetto dei contratti, mi aspetto, insomma, di fare lavori, di sbloccare cose, di comprare, di fare acquisti, macchinari. Invece al momento è come dire, c'è tutto già, carica, scarica. Cioè, per ora mi sembra un pochettino incompleto. È carino, però diciamo che è tutto qui, è già tutto pronto, no? Quindi boh, vediamo come andrà questo gioco più avanti, non lo so. Allora, questo obiettivo l'ho fatto. Andiamo a vedere che altro c'è da fare. Quest'albero pare quasi uscito da farming, che sembra uguale. Allora, vediamo un po'. Pulizia banchina stradale. Che mondezzaio, un'enorme quantità di spazzatura si è accumulata sulla strada provinciale e ora deve essere ripulita. Carica sul camion campionale sacchi della spazzatura e pinze raccogli i rifiuti, poi dirigiti verso l'area interessata e raccogli i rifiuti, va bene. Allora, che veicolo mi serve? Quello che ho usato fino a mo. Riprendiamo il mezzo di poco fa. Ah, devo caricare qualcosa, giusto? Apri portellone, carica sacchi della spazzatura. Ah. Che ci vuole? Quattro. E 5. Carica pinza. Ah, ok, ho capito. Chiudi portellone, parcheggia. Ok, vai.
Allora, freccia a destra, che dobbiamo andare a destra. E andiamo in questa zona dove c'è la spazzatura. Vediamo quindi come funziona. Questa volta dobbiamo andare dritto. C'è uno stop. Sì, guarda quante macchine che passano. Ha voglia stare qui fermo allo stop. Ha voglia. Vabbè, dai, aspetta. Ora possiamo passare. Vai, 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 vai. Ok. Ok. Vediamo di dare una ripulita al mondezzaio che ci hanno lasciato. Allora, praticamente devo parcheggiare dall'altro lato della strada. Accendiamo il lampeggiante. Accendi con freccia a sinistra. Fatto. Apri il portellone. Prendi pinza. Prendi i sacchi della spazzatura vuoti. E che devo fare, mo? Ah, ok. Questo è il terzo, il quarto. Ah, dopo 4 si riempie. Pia l'altro sacco. Vabbè, ho capito, però solo 4. 2 3 4 Basta, vero? Sì. Ogni sacco può contenere giusto appena 4 oggetti. Ovviamente sono precisi con la spazzatura è precisa contata. 2 Dov'è? 3 4 Dobbiamo quindi riempire 5 sacchi in tutto, va? Allora, gli ultimi 4. Questo è il secondo, terzo e quarto. Perfetto, abbiamo finito di raccogliere la spazzatura qui nella strada provinciale. E mo dobbiamo andare a scaricare la spazzatura. Allora, come posso tutto? Spegne il segnalatore mobile. Come cacchio si spegne? Ok. Accendo la freccia. Ok. Perfetto, allora andiamo a scaricare questi 5 sacchetti di spazzatura. Forse alla base, no, ma penso di sì. Ora devo aspettare che questo si decida a uscire. Ah, bene. Ora il traffico mica finirà. Vai, compà, vai! Ok. Va bene, meno male, va, temevo che rimanevo bloccato là. Allora, freccia a sinistra che si torna alla base. Dunque, vediamo un po' dove che devo scaricare. Qua. Ok. Fatto.
Ok, chiudi portellone. Ah, scarica la pinza, è giusto. La pinza va rimessa qua. Chiudi portellone, parcheggia il mezzo. Ok. Freno a mano e spengo motore. Obiettivo raggiunto. Vabbè, direi che abbiamo ancora tempo magari per qualcos'altro. Vediamo. Vediamo un po'. Allora, transennamento, area di lavoro, autostrada. Attenzione, ora lavoreremo in autostrada. Dovrai delimitare un'area di lavoro per garantire la sicurezza degli operai che lavoreranno al sito. Prendi dall'autorimessa il veicolo con il segnale mobile di protezione e carica i segnalatori da cantiere, la carriola, parcheggio. Se non lo fai, col volante. Vabbè, ho capito, dai. Ho capito. Mi sa che dobbiamo rifare quello che abbiamo fatto la volta scorsa. Apri, prendiamo il mezzo, accendi, freno a mano. Scendi. Che devo prendere? Immaginavo. 10. Ammazza. Ma perché mi fa parcheggiare così quando potrei parcheggiare più vicino? Mi fa parcheggiare così lontano che devo fare 3 ore avanti e indietro. Caricamento automatico, sì! E beh? Ah, vabbè. Vabbè, questi sono più vicino. Questi sono decisamente dietro l'angolo, sì, dai. Carica tutto, carica la carriola, scusa, ho sbagliato. Carica la carriola. Chiudi portellone e vai a travagliare. Allora, freccia a sinistra. Accelero. E andiamo nell'autostrada, ha detto che era, non mi ricordo. Comunque andiamo là. Ok, mi pare che siamo arrivati. Mi tocca parcheggiare in mezzo alla strada. Accendi il segnalatore con freccia a sinistra. Fatto. Via carriola. Scarica la carriola, l'ho fatto. Apri port il portellone, lo posiziona corretto. Oh, che me soni? Non vedi che c'ho la cosa qua? E me suona pure. Cornuto. Ce ne vanno ancora? No, massimo 3. Vabbè, questo qua ce lo vado a mettere io, vai. Allora, e con la carriola, se no mi mettono sotto. E con la carriola andiamo a creare l'area di lavoro. Al ritorno è decisamente più veloce. Allora. E andiamo avanti così in questo cantiere, ragazzi. Allora, con le basi ho finito, ma fatemi prendere questa. Perché siccome possiamo trasportare 3 cose alla volta, allora sono 3 viaggi con la carriola, quindi il decimo lo devo mettere comunque. Insomma, me ne rimarrà poi uno da trasportare con la carriola, non ha molto senso, no? 3, 6, 9 e uno mi resta. Allora, facciamo così.
Ah, poi devo caricare la carriola. Va bene, devo fare ancora un paio di viaggi. Ah, questi già si accendono da soli. C'ho un po' di paura che questi mi mettono sotto, ma famo così. Giriamo da questo lato che è più sicuro, va. Questo lato di sicuro è più sicuro. Molto più sensato, però vabbè, avevo molti oggetti dall'altro lato. Ok, andiamo quindi a piazzare questi ultimi. E poi non lo so, forse non c'è altro da fare, anche perché io non vedo nessun macchinario qua. Non c'è nessun macchinario qua, non credo che devo fare qualche lavoro particolare. Non c'è niente. Allora, questo qua. Vado a prendere gli ultimi tre. E allora, gli ultimi due. Allora, carica la carriola, chiudi il portellone, prendi l'automezzo e te ne vai. Ah no, prendi l'automezzo senza il segnale mobile di... Ah, devo pigliare questo poi. Aspetta un momento. Ma io quale mezzo devo prendere? Questo? Allora, la carriola la devo caricare qua. No. Non è qua che devo caricarla? No, raga, a quanto pare non la devo caricare lì. Ah, ok, no, è qua, è qua, è qua. È qua. Oh, come caspita si carica? Ok. Prendi l'automezzo, ok. Parcheggia l'automezzo. Vabbè, giustamente quello rimane là perché deve indicare che le macchine devono svoltare, giustamente. Accendiamo il lampeggiante così mi notano meglio. Bene. E penso che mo ci fa tornare alla base perché ho la sensazione che non c'è nient'altro da fare. Abbiamo segnalato quindi l'area di lavoro. E penso che non c'è altro da fare. Oh, ciccio che cammina. Mamma mia. Oh, in autostrada siamo. A te vai piano. Andiamo, dai. Spegniamo il lampeggiante, a questo punto non ho motivo. Scendiamo la freccia a destra, pare che dobbiamo prendere questa uscita. Ok. E penso che questa strada adesso ci riporta alla nostra base. Bello. Guardiamo le macchine che passano. Allora, torniamo alla base. E rieccoci alla base. Aspettiamo che passa sta macchina. Bene, direi che dobbiamo andare. Dove devo andare? A parcheggiare? Dove devo andare? Parcheggia l'automezzo. Ah, no, stavolta devo parcheggiare da un'altra parte. Chissà perché. Ah no, perché qui ci va quello il segnalatore mobile, vero? Certo. Lì ci va il segnalatore mobile, quello con la freccia. Mentre questo che non ce l'ha va parcheggiato qua. Ok, allora. Freno a mano, scendo. Chiudiamo anche, vai. Va bene, ragazzi. Il tempo è volato via, ci fermiamo qua. Vediamo poi nel prossimo gameplay cos'altro ci fa fare il gioco, che dite? Ragazzi, spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Mi raccomando, come sempre, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina se vi iscrivete. E lasciate un bel pollicione in su se vi è piaciuto il video. Vi ricordo che in descrizione trovate un link che vi permette di comprare tantissimi giochi scontati. Ci becchiamo presto, ragazzi. Ciao, alla prossima.